Sono atterrati intorno alle 15:40 provenienti con un volo charter da Casablanca circa 142 lavoratori stagionali chiamati a dare una preziosa mano nella raccolta di prodotti made in Italy. 80 di questi sono destinati a lavorare nei campi del Fucino in base a un felice accordo tra Coldiretti ed Ambasciata del Marocco. I carotti, i badadi, tutti quelli che ci l'aldruzzo facciamo. Ti trovi bene qui? Sì. Starai qui fino a quando? Da dove stavi? Quanto tempo, quanto tempo rimarrai qua? Fino a ottobre, novembre? Sì, fino a ottobre, sì. Una patata, salata, così. Ma se lo raccogli o macchinista? Con la macchinista. Ti trovi bene? Sì. Ti trovi bene qua? Sì, hombre. Se no non vengo qua. Non ritornavi? Sì. C'è famiglia giù in Marocco? Qua? No, Marocco sì. Marocco è la donna, è mia figlia. E mio padre e mia madre è morto già. Mannaggia. Così la vita. Grazie. Buon lavoro. Stiamo parlando di collaboratori storici per le aziende agricole del Fucino e non solo. È importante perché in questo modo le aziende possono programmare al meglio le produzioni e di conseguenza anche la raccolta dei prodotti che per la fornitura nelle varie piattaforme. Nel Fucino ovviamente tutti pensano alle famose patate del Fucino, ma non solo quelle, immaginiamo. Sì, il Fucino è famoso, ecco, diciamo così, per la patata IGP del Fucino, ma nel Fucino, ma nella nostra zona ci sono tante altre culture importanti, quali i finocchi, i cavolfiori, le carote, spinaci, radicchio, insalate. Diciamo che nel periodo estivo abbiamo una produzione a 360 gradi di tutti i tipi di ortaggi che poi vanno a rifornire le varie piattaforme, i vari supermercati, i vari mercati d'Italia e non solo, vanno anche all'estero con ottimi risultati, soprattutto dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Molte le difficoltà da affrontare sotto l'aspetto organizzativo, specie in questa fase di pandemia, ma Coldiretti non ha tralasciato alcun dettaglio. Tamponi per tutti questa mattina a Casablanca e partenza assicurata solo in caso di esito negativo. Beh, sicuramente sì, perché con le difficoltà date dalla pandemia e quindi dal trasferimento nei vari stati è difficile collaborare, però abbiamo avuto la collaborazione piena delle autorità del Marocco e dell'ambasciata italiana a Rabat e abbiamo avuto anche la possibilità questa mattina, prima che partissero, di fare anche i tamponi.